Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Un focus sulla nostra città, a cura di Sandro Fucito e Pasquale Mautone, con Antonio Romano. Bene, buongiorno a tutti da Antonio Romano, buongiorno a Sandro Fucito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a Pasquale Mautone, che non è qui perché Pasquale ha anche una sua attività professionale molto importante, per cui è a Potenza per una causa in corso. Quindi potremmo avere, uso il condizionale, un suo intervento magari nel corso della trasmissione. Quest'oggi parliamo di due argomenti, diciamo, importanti tutti e due, uno in maniera molto rapida, l'altro magari ci pigliamo un poco di tempo in più, abbiamo anche un ospite che avrà cose da dire. E allora partiamo subito col primo problema, che è l'allerta meteo e la conseguente, diciamo, disposizione dei sindaci, che lo ritengono opportuno, della chiusura delle scuole. Questo determina tre situazioni emotive del tutto diverse: la gioia dei ragazzi, che diventano dei fan dei sindaci, che... l'idolatria. Poi c'è la questione del programma scolastico. I docenti dicono, con queste chiusure così frequenti e con un inverno che si preannuncia lungo, perché ormai siamo ad inverni di 6 mesi ed estati di 6 mesi, per cui, voglio dire, il rispetto del programma diventa quasi una chimera. Quindi c'è questa doglianza del personale docente, quello lì perlomeno coscienzioso, perché l'altro personale dice: vabbè, mi sono risparmiato un altro giorno di lavoro. E l'altra è l'organizzazione familiare. In una famiglia dove lavorano padre e madre, diciamo che una chiusura della scuola mette in condizione molto spesso la donna, che è in condizioni di inferiorità in questo caso, a trovare degli escamotage, il giorno di ferie, la malattia o d'altro, per poter fronteggiare questa qui che diventa un'emergenza nell'emergenza. Sandro, che ma possiamo dire? Caro Antonio, noi siamo sempre nel paese semiserio di cui ci dobbiamo occupare ogni tanto. Questo è un paese nel quale, per le gravi tragedie che si sono consumate, una donna morta a via Anello Falcone, un ragazzo con i calcinacci, un'altra vittima assolutamente innocente poco fa nei pressi della facoltà di ingegneria, impongono cosa? Lo Stato non ad interventi strutturali, non ad una permanente allerta sullo stato degli alberi, delle manutenzioni, dei cancelli, dei cornicioni, eccetera, bensì al gioco del cerino in mano a scansare le responsabilità. E credo però, e muovo un appello anche al comune, alla mia maggioranza, a chi che sia, insomma, ora basta, perché come dire, l'allerta gialla innanzitutto non è arancione e rossa, perché la regione Campania è 15.000 km quadrati, bisogna iniziare a distinguere se parliamo del clima del Matese o di Piazza Dante, sono dei concetti diversi. Ora basta, perché stiamo remunerando 10.000 insegnanti che non vanno a scuola non per colpa loro, ma stiamo mettendo in difficoltà non le famiglie del Vomero con babysitter e, voglio dire, seguaci al seguito, stiamo mettendo in difficoltà i lavoratori e le lavoratrici che già vivono di questa città, che la mattina non sanno se, voglio dire, andare a piedi al lavoro perché c'è la tangenziale che è bloccata, non sanno se come dire, cimentarsi nel mestiere di vivere, devono anche capire i figli dove vanno. Credo che dobbiamo veramente fermarci, perché questa giornata, mo i venti, gli scirocchi, le bore, tutte queste filosofie che si dicono, massimo rispetto per quando si è allertata nel momento di pericolo reale, ma bisogna essere molto molto contingentati e rigorosi. Basta con questa allegria perché non si va a scuola, basta con queste felicitazioni. Chiedo anche al mio sindaco di comunicare alla città i suoi successi e i suoi traguardi, qualora ci fossero, ma non, come dire, ai ragazzi il sollievo per non andare a scuola, che è fortemente diseducativo. È la teoria del disimpegno, la teoria del non far nulla in futuro, è la teoria del poltrire nel letto di casa, e la teoria degli sfaccendati e dei parassiti sociali, cui noi non vogliamo, come dire, dare un sostegno educativo. Sei stato estremamente sintetico, ma estremamente, come dire, persuasivo ed incisivo in quello che è il tuo intervento. Mi pare estremamente chiaro, e mi dicono appunto che c'è la pubblicità che deve andare in onda. Poi passeremo subito al secondo argomento, che è quello lì ormai d'attualità generale.
l'ennesimo rimpasto nell'ambito della compagine comunale. Insomma, qui io mi rendo conto che tu, che sei il presidente dell'assise comunale, farai da arbitro in questo tipo di contesa che avverrà tra poco. Però voglio dire, ecco, cerchiamo di capire a chi conviene, perché vengono fatti questi rimpasti, se sono opportuni, ma comunque, ecco, diamo linea alla pubblicità, ci sentiamo subito dopo. Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Euronics Gruppo Tufano, del 7 novembre, è già Black Friday. Smartphone Samsung Galaxy A50, tuo a 289 euro. Asciugatrice Electrolux 8 kg, tua a 599 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2020. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Guarda le cose sotto un'altra luce e scopri una nuova forma di energia. L'energia per comunicare. L'energia come soluzione d'arredo. L'energia pulita, quella che rispetta l'ambiente. Vieni da Aprile S.P.A. Specialisti nel settore elettrico ti aspettano con un mondo di proposte. Dalla minuteria del materiale elettrico fino alla vendita di fotovoltaici, gruppi di continuità, trasformatori di media tensione. Tutto questo con l'ausilio di personale specializzato per l'illuminazione e un ufficio tecnico attento e pronto a soddisfare ogni esigenza. Vai su www.aprilespa.it e scopri tutti i punti vendita. Aprile S.P.A. Energia e competenza. Ed eccoci al domandone finale. Ma non ho ancora fatto la domanda. Abituatevi alla velocità con Flyber. Flyber è la rete internet wireless del tuo territorio e arriva dove non arriva nessun altro, con trasparenza e stabilità. Con Flyber, nessuna promessa non mantenuta. Nessuna offerta di 100 mega al secondo senza effettivamente fornirla. Nessuna sorpresa in bolletta. Nessun costo eccessivo. Nessuna preattivazione. Prima testi il servizio, poi firmi il contratto. A partire da 18,90 euro per sempre. Per saperne di più, telefona allo 081 190 190 19 o vai su flyber.it. Anche sui social. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli. Telefono 081 587 50 41. Hotelsalus.net. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Punto Zero Sposa ti aspetta nella sua unica sede, dove in una delle accoglienti sale prove potrai provare e trovare l'abito indimenticabile per il tuo giorno speciale. Da Punto Zero Sposa l'eleganza e la convenienza si sposano per offrirti l'abito giusto per il tuo giorno speciale, anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito e puoi acquistare il tuo abito da sposa a partire da 350 euro. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano. Punto Zero, punto e basta. Ciao Anna, ti trovo particolarmente in forma. Lo sono, tutto merito della mia nutrizionista, la dottoressa Di Bernardo. Ha eseguito una visita accurata con analisi del metabolismo e della composizione corporea. In base alle necessità consiglia una dieta mediterranea o chetogena, con ottimi risultati. Lo vedo, quasi quasi ci vado anch'io. Ritrova il tuo benessere e il tuo peso forma con la dottoressa Di Bernardo. Studio medico a Pianura, Napoli, via Sandro Botticelli 26, 380 468 64 28. Anche su Facebook e Instagram, dottoressa Di Bernardo nutrizionista. Una sedia al Marchesino. Una sedia al Marchesino. La migliore, la migliore. La migliore non c'è. Neanche tu hai la migliore? Sappi che io te la rimetto a nuovo. Patrizio Limpaglia Sedie.
Restauro ed impagliatura di sedie, antiche e moderne, tonè, viennese, chiavari e cordoncino. Realizzo anche sedie nuove artigianali. Chiamami per un preventivo gratuito. Patrizio Limpaglia Sedie, via Ernesto Cesaro 27, Pianura. Telefono 334 25 23 630. Sono anche su Instagram e Facebook. Oppure visita il sito impagliatore-sedie-napoli.it. Un attimo di attenzione, Paolino, vai con la poesia. A dicembre c'è un giorno speciale, è una festa e si chiama Natale. Scatta, tagga e share per ricordar questa sera, ma per la vera gloria pubblica una bella storia con luci, alberi, presepi e decori che solo da Progress trovi superiori. Cambiano i modi di farlo, ma come sempre da Progress ti aiutiamo a raccontare il tuo Natale grazie ad un'ampia scelta di alberi, addobbi, presepi e tante soluzioni per la tavola delle feste. Progress, l'evoluzione del fai da te. Bravo Paolino! Ciao a tutti dal vostro Antonio Romano. Continuano le nostre grandi serate al complesso turistico Averno I Damiani. Venerdì 22 novembre, grande cena spettacolo con Nick Luciani, per 20 anni voce dei Cugini di Campagna. Un ritorno a grande richiesta, Nick Luciani, la voce dell'anima. Vi aspetto numerosi per una serata indimenticabile. Piano Bar a cura di Antonio Strano. Baby parking ed animazione per i più piccoli a cura di Casper Animation. Per info e prenotazioni 081 767 9308 oppure 333 42 56 610. La serata è offerta da Casper Animation, Lepre Group, Onoranze Funebri Tarantino, Vini Carputo, Cargomar, Agenzie di Viaggio Scoop Travel, Autonautica Epomeo, Hotel Salus. I Damiani, 22 novembre, Nick Luciani, non mancate. Amore. Napoli, meraviglie e contraddizioni. E allora nel frattempo cerchiamo il contatto con il nostro primo ospite. Intanto voglio anche ricordare che noi abbiamo parlato molto rapidamente per quanto riguarda l'allerta meteo, la chiusura delle scuole. Adesso andiamo al rimpasto, diciamo, dei soggetti che debbono guidare il nostro comune di Napoli. Insomma, c'è un po' di maretta. Devo dire che alcuni assessori, diciamo, dovrei usare il termine trombati, vabbè, diciamo messi da parte, invitati a farsi da parte, Calabrese elegantemente si è dimesso prima che lo dimettessero e va bene. Però devo dirti che, Sandro, che ho riscontrato, Ciro ci sta già. Ah, benissimo, allora entriamo direttamente con il nostro grande amico Ciro Crescentini, che avrà di cose da dire sull'argomento. Ciro. Buongiorno, buongiorno. Ciao, Ciro. Buongiorno Antonio, buongiorno Sandro. Buongiorno. Ti abbiamo pensato perché avremmo già dovuto, ecco, coinvolgerti per la faccenda delle Terme di Agnano, che noi toccammo come argomento con grande preoccupazione, e la preoccupazione che noi avevamo espresso poi si è vista e tu l'hai denunziata in maniera vigorosa. Ecco, forse propongo di fare una trascrizione ad hoc. Lo stavo dicendo, forse Ciro, più che solo sulle terme, sulle esterme, il lavoro in tutte le aziende partecipate, tra risultati positivi e criticità c'è tanto di cui parlare, no? Allora, parliamo del rimpasto, l'ennesimo rimpasto. Il tuo pensiero, Ciro? Intanto qualche minuto fa, lo potete anche vedere, insomma, il mio giornale, prima siamo usciti sul rimpasto che è stato ufficializzato qualche minuto fa dal sindaco. Sì. Abbiamo definito, il nostro titolo è il rimpasto del colonnello, perché noi riteniamo che a Palazzo San Giacomo la democrazia sia stata sospesa da tempo, il potere reale è gestito da un tecnico, un tenente colonnello dei carabinieri, che decide, seleziona il personale, sia tecnico sia politico, sulla base della fidelizzazione. E quindi praticamente, questa è una nostra opinione, insomma, praticamente il Consiglio Comunale è diventato una sorta di, come dire, agenzie notarile,
che volta per volta viene utilizzato soltanto per, come dire, per dare il consenso sulle scelte che fa la giunta comunale. Sì. Lo abbiamo visto negli ultimi tempi, insomma, cioè non è possibile che in maniera vergognosa si utilizzano registrazioni di nascosto e cinici come strumento di battaglia politica. È allucinante, così come è allucinante che sindacati autonomi siano costituiti a Palazzo San Giacomo, sindacati che solo che costituiti solo a Napoli, che non hanno una diramazione nazionale, sono diventati il primo sindacato mettendo in minoranza CGL, CISL e UIL, e questo sindacato è sostanzialmente un sindacato di comodo che ha come riferimento il solito Colonnello. Così come è allucinante il mercato delle vacche che si è creato in Consiglio Comunale per la scelta degli assessori, così come è allucinante che lo stesso tenente colonnello dei Carabinieri abbia gestito i conflitti sindacali e sociali negli ultimi tempi. Faccio un esempio: i verbali di conciliazione capestro che sono stati imposti ai lavoratori di Napoli Sociale, che sono poi passati a Napoli Servizi, tant'è vero che il Comune si è beccato alcune sentenze negative da parte della magistratura del lavoro, dove è emerso, il giudice ha dato ragione ai lavoratori, sostenendo che i lavoratori avevano avuto una sorta di imposizione: o firmi il verbale capestro o viene licenziato. Stessa cosa è capitata alle Terme di Agnano, le due lavoratrici licenziate hanno rifiutato di firmare il verbale di conciliazione. Quindi tutto questo, possiamo arrivare a questo rimpasto di oggi. E anche la selezione dei nuovi assessori è stata fatta sulla base della fidelizzazione, ma molti di loro, per esempio, credo che c'è anche un problema di tensione etica, molti di loro hanno fatto i salti della quaglia. Voglio dire, non è possibile che la neoassessora ex Movimento 5 Stelle, la signora Menna, fino al 12 settembre del 2016 definiva sciacallo il sindaco di Napoli, oggi diventa assessore della giunta che lei definiva una giunta di sciacalli. Non è possibile che praticamente diventi assessore al Comune di Napoli persone che fino a ieri erano, presentano come una sorta di rivoluzionari di centri sociali, stessi centri, qualche centro sociale che nello stesso tempo, ecco, c'entra sempre il solito colonnello, è il referente del colonnello. Io, caro Antonio, anch'io ho frequentato i centri sociali, ma credo che un centro sociale dovrebbe occuparsi di organizzare le leghe di disoccupati, di assistere legalmente e a livello militante un precario o un lavoratore sfruttato. Un centro sociale è un punto di riferimento per i giovani di un quartiere. Ma è alquanto anomalo che un centro sociale diventi referente di un tenente colonnello dei Carabinieri. Ma le due cose andrebbero in contrasto, perlomeno storicamente sarebbero state. Sarebbero in contrasto, ma questa è un'anomalia tutta napoletana. Però attenzione, perché, come dire, un'anomalia napoletana, insomma. Dobbiamo... Il tenente colonnello si è diventato un rivoluzionario, ma non lo so, insomma, forse ho notato, però nell'arco della mia esperienza politica ho notato soltanto qualche militare che sia passato con lotta continua, ma stiamo parlando degli anni 70, ma stiamo parlando di altri tempi. È un po' anomalo tutto quello che succede nella nostra città. Però caro Ciro, attenzione, però noi abbiamo, come dire, leggi chiare che danno al sindaco la titolarità di nominare direttore generale, capo di gabinetto, giunta e comandante della polizia municipale, no? Proprio nella loro esclusiva, e di esprimere anche il gradimento sul segretario generale e sul l'avvocato capo. Quindi la legge attribuisce al sindaco queste prerogative. Vuoi vedere che, insomma, nel disincanto nazionale, nella politica i cui tratti sono così complicati e contraddittori, no? 5 Stelle un giorno con la Lega, poi col PD e via dicendo, quindi dove si è rotto il, come dire, il nesso dimmi con chi stai e ti dirò chi sei, ma tutto sembra possibile.
in questo che voglio dire, in questa miscelania napoletana che so che tu qualche volta definisci un ragù, ma comunque in questa diciamo eterogeneità napoletana, alla matriciana, fammela dire in pulito da presidente imparziale, in questa eterogeneità napoletana si concorrono e si compongono questi fattori che il sindaco, come dire, in qualche modo fa suo in una sua percezione positiva di quello che avviene, perché io sono certo che il sindaco operi in buona fede e che operi, come dire, pensando di fare bene. Ma... Caro Presidente del Consiglio Comunale, caro Sandro, mi permetti di dissentire da te? No, io non ho detto una tesi, ho fatto una descrizione di quadro. Non è che... È stata una descrizione che io prendo atto, però ti posso dire che questo sindaco, in tutti questi 6-7 anni, anche io ho votato questo sindaco, mi ha profondamente deluso. Questo sindaco in tutti questi 6-7 anni di gestione, innanzitutto ha distrutto la sinistra napoletana. Il suo compito è stato proprio quello, destabilizzare la sinistra napoletana, favorendo, alimentando campi di casacca. Diciamo che la sinistra nazionale aveva avuto in Veltroni un artefice della sua distruzione. Ritieni che il sindaco sia su questa scia? Non c'è proprio dubbio. Secondo me questo sindaco non ha nulla a che vedere con la storia e con la tradizione della sinistra e col movimento operaio, e i fatti lo dimostrano. Due, questo sindaco ha destabilizzato la sinistra napoletana, ha favorito in maniera scorretta il cambio di casacche, non a caso, per esempio, anche nel rimpasto, nel momento in cui entreranno 3 consiglieri comunali in giunta, e quindi cambieranno anche le poltrone in consiglio comunale, si rafforzerà il gruppo di Dema, perché una candidata che si era presentata con Napoli in comune a sinistra, la signora Chiara Guida, praticamente qualche anno fa ha aderito a Dema. Attenzione, no, Chiara Guida ha ribadito di voler stare nel gruppo della sinistra, tra l'altro, come dire, Dema nasceva anche a fasi alterne come un'associazione con doppia tessera o meno. Per cui diventa una sorta di tram. Allora, detto questo, forse... Caro Ciro, ma la sinistra è ridotta all'1%, parliamo di tutto il resto. Nello stesso tempo Ciro Borriello, per esempio l'assessore che era della sinistra, Ventoliano, eccetera, è passato con Dema. Cioè, voglio dire, tutto quello che è successo, il Rinaldi, capo di gabinetto, 80.000 euro all'anno, è passato con Dema per diventare capo di gabinetto. Allora, stiamo rimanendo che è chiaro che le scelte le fanno le persone a livello le persone, e li fanno, diciamo, che assumendosi le proprie responsabilità, però dico, ma bisogna anche rispettare le persone, bisogna rispettare il ruolo e le funzioni dei partiti. Caro Sandro, io ricordo benissimo gli scontri, le battaglie politiche tra il Movimento Sociale, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista, ma c'è stato sempre il rispetto tra le persone, anche nei momenti più duri, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Io credo che questo maledetto maggioritario che ha, come dire, alimentato caudilli, ha alimentato questi personaggi da baraccone, ha alimentato il populismo, praticamente è la causa principale dell'imbarbarimento della politica a livello locale e a livello nazionale. C'è proprio tanta voglia di politica in questa città che non c'è, e anche a livello nazionale, e c'è tanta voglia di ricostruire i partiti che devono diventare di nuovo luoghi di aggregazione, di partecipazione democratica, anche di crescita e di emancipazione culturale per le giovani generazioni. Questa è la realtà, insomma. Alla fine noi ci siamo ritrovati in questi anni i Di Pietro, i Veltroni, i Rutelli, i De Magistris, no? Che non hanno fatto altro che personalizzare la politica, creando soltanto danni e creando anche, alimentando anche, come dire, una disaffezione dalla partecipazione. Lo vediamo dai dati delle persone che non vanno più a votare. Il sindaco di Napoli è sindaco perché del 50% dei napoletani che sono andati a votare,
cioè il sindaco del 25%. E questa è una, è una condizione però di tutte le persone che amministrano in un'epoca nella quale c'è un'altra metà del cielo che non va proprio a votare, no? Potremmo dire che vale per De Luca, per il governatore dell'Emilia Romagna. Pensate, ci fu quell'elezione vale per in cui tutti, votò il 36%, vale per tanti. E questa percentuale tende sempre ad aumentare ed è evidente proprio per le conseguenze di quello che tu esponevi, Ciro. La verità allora, è quella. I rimpasti, caro Antonio, li faceva anche la Democrazia Cristiana, faceva il Partito Socialista, li faceva anche il Partito Comunista col Partito Socialista, ma i rimpasti si fanno sulla base di un progetto. Allora, mo si è fatto il decimo rimpasto a Napoli. Qual è il progetto di questa giunta? Qual è il modello di città? Non c'è stato nessuno progetto, è soltanto la ridefinizione del potere all'interno della giunta e dico io mi assumo le responsabilità sulla base della fedeltà, perché voglio dire, mi devo spiegare con tutto il rispetto per Eleonora De Maio perché è uscito Nino Daniele che ha una sua esperienza. Beh, qua ti devo interrompere solo un attimo, perché per la prima volta, diciamo, a Napoli c'è stata una levata di scudi, ma forte, da parte di tanti artisti. Devo dirti la verità, anche io sono sconcertato, perché con la De Maio, senza voler entrare nel merito delle sue capacità, rischieremo praticamente di fare estate a Napoli con i tamburelli del Bangladesh o con i percussori dei Boscimani, per l'amore di Dio, con tutto il rispetto. No, però questo non, attenzione, non è detto in quanto tale, per carità. Non è questo il problema è un altro. Il problema è che non c'è un progetto. Cioè io voglio capire se tu mi fai il rimpasto, mi presentano un progetto politico. Caro Ciro, se posso quindi dire la mia, come dire, prego. Coloro che entrano in giunta sono consiglieri con Francesca Menna di elevata qualità morale, certo, politica, amministrativa, sicuramente. Il tema credo che non sia questo, forse il tema è perché si fa un rimpasto. Io che ho fatto, insomma, nonostante sto per compiere 47 anni, non 97, ho un po' frequentato il secolo scorso, sembra un'epoca antidiluviana, nella quale mi sembra di ricordare che un rimpasto si potesse fare o per rafforzare la maggioranza o per parlare alla società che magari non si sentiva rappresentata o per rafforzare il proprio progetto politico o per indicare una strada per quello che si dovesse fare avvenire o per migliorare la pratica amministrativa. Comunque era propedeutica un miglioramento. Io mi sforzo di capire quali di questi quattro obiettivi sono centrati e temo nessuno, questo voglio dire. Poi astraiamoci un attimo tra buoni e cattivi e il lavoro che si fa, però ecco, conveniamo su queste categorie e allora di qui la riflessione forse, ecco. Sì, sono d'accordo con te su questo, però ti ripeto, io ho la netta sensazione che questo rimpasto abbia ulteriormente creato un clima di tensione anche in Consiglio Comunale. E, tra l'altro poi non sciolgono alcuni dubbi, sembra quasi che l'audio che è stato pubblicato dalla Repubblica alcuni giorni fa, insomma alcune settimane fa, abbia, come dire, accelerato il processo per questo rimpasto. E ha accelerato però un certo tipo di rimpasto. Perché guarda, io non voglio entrare nel merito dell'audio. Intanto io ti dico una cosa, ti parlo da giornalista, se avessi avuto l'audio non l'avrei assolutamente pubblicato, perché ritengo che non può essere uno strumento di battaglia politica e non mi va neanche di fare delle valutazioni moralistiche su certe affermazioni che uno perché ti dico una cosa, insomma, cioè qua nessuno può cominciare a fare il verginello della situazione. Ho sentito l'audio, sono cose che si discute a un bar prendendo una tazza di caffè, insomma, anche persone, insomma, che hanno un certo modo, un modo loro di vedere la politica, però sono battute, un linguaggio che è all'ordine del giorno, insomma. No, il punto è un altro. Mentre gli altri hanno utilizzato quel linguaggio che poi è uscito anche sui giornali, però anche gli altri che non sono usciti sui giornali hanno rivendicato posti e poltrone. Cioè, qui mi pare che qualche centro sociale, riferimento di qualche colonnello,
Ha rivendicato un po' di poltrone. C'è qualche centro sociale che ha la presidenza di una municipalità. C'ha il capogruppo del partito del sindaco e nello stesso tempo ha avuto anche l'assessorato. Mi sembra che sia più a destra del Leoncavallo di Milano. Ma io non so se avviene nella qualità di centro sociale. Sono dei singoli, non credo che si siedano qualificandosi come centro sociale, perché ovviamente, ma poi quali centro sociale? Abbiamo a Napoli altre realtà di centro sociale che ho conosciuto. Io ho conosciuto i ragazzi militanti dell'ex OPG che fanno un lavoro eccezionale, la Camera Popolare del Lavoro, un punto di riferimento per la nostra città, sostituisce anche le funzioni del sindacato confederale. La battaglia che hanno fatto i ragazzi dell'ex OPC della Così Camera come l'ambulatorio che fanno, l'ambulatorio, che a proposito va normato, e da altre attività di interesse pubblico. Oppure Villa Medusa, di Bagnoli, che fanno un ottimo lavoro, hanno organizzato i disoccupati, la Lega di Disoccupati, il Movimento 7 Novembre. Cioè, questo deve essere ma questo è stato sempre storicamente un centro sociale. Non mi risulta che i centri sociali abbiano rivendicato i posti di assessori. Neanche il Leoncavallo di Milano, ti ripeto, abbiamo soltanto l'esperienza di Casarini, ma Casarini è stato quello che sta, insomma. Però caro Ciro, attenzione, non è che possiamo dire ai nostri ascoltatori che ci sono dei centri sociali che in quanto tale partecipano alle giunte, alle presidenze, eccetera, eccetera. Probabilmente le poltrone ci sono. Però, sono delle figure che hanno una sensibilità politica che nel modo in cui si organizzano, forse afferiscono, vatta la pesca, se è un centro sociale è un'altra cosa, che comunque sono valorizzate in questo momento della vita amministrativa. Mi rifiuto di pensare che, voglio dire, una città di 1 milione di abitanti sia il centro sociale di 50-100 aderenti ad essere determinate una cosa per l'altra. Assolutamente. Sono dei concorsi di fattori, ecco. Certo, sono d'accordo con te su questo. Però, caro Sandro, io che sono una persona, che sono nato dei movimenti, e che nei movimenti spesso nell'interesse dei lavoratori mi sono anche beccato le deducce, sempre assolto, e anche qualcosa in più e anche qualcosa in più, ho perso il lavoro, CGL, meno male che l'ho riconquistato, però voglio dire c'è qualcosa che non mi quadra, perché anch'io in piazza, io sono sempre un movimentista, ho avuto dei rapporti con le forze dell'ordine, con la Digos, anche per avere, ognuno ci faceva il proprio ruolo, però le tensioni sociali che nascevano in piazza, ricordo le battaglie per gli LSU, nascevano in piazza veramente, e quando c'erano gli scontri nascevano perché la gente stava incazzata. Io ho notato che in questa città molto spesso certe forme di conflitto sociale vengono spenti proprio dopo che vengono, come dire, favorite. È come se fosse favorito il manganello spesso in piazza, e spesso quando tu favorisci il manganello metti in condizione i giovani a non partecipare più alla prossima manifestazione, non so se mi spiego. Vabbè, io questo però, perdonami Ciro, questo allora, ci sono state, voglio dire, io nella qualità di assessore oggi, attenzione, io vado a favorire il manganello per spegnere il conflitto sociale. È un'altra cosa che no, però attenzione, caro Ciro, nella dispute, nelle vicissitudini che sono state tante, io come assessore, anche presidente del Consiglio Comunale, ho avuto inaugurato una collaborazione con la Questura di Napoli proprio per evitare che ci fossero quelle cose che tu stai dicendo, repressioni, come dire, trattamento superficiale delle dinamiche di piazza, eccetera. E devo anche ringraziare che con i Questori si è fatto un ottimo lavoro. Stavano perdendo la testa quando ci fu la manifestazione per il clima con 10.000-20.000 ragazzi in piazza, andò bene. Si voleva chiudere la piazza perché c'era Salvini, si aprì. Ci sono state tante occasioni assolutamente positive in cui questa città, insomma, ha mostrato anche il volto democratico della polizia. Poi ci sono dei casi, come dire, assolutamente particolari, ma questa probabilmente è un'altra cosa.
Ciro, purtroppo il tempo stringe, siamo devo liberare Sandro perché io lui c'ha impegni. Io vado a verificare la maggioranza con la conferenza dei capigruppo che abbiamo tra mezz'ora. Secondo me, caro Antonio, questa riflessione che Ciro muoveva sullo stato del lavoro a Napoli, le aziende partecipate, ne faremo una trasmissione, le vertenze, la città è più ricca e più povera, come dire, dovremmo smuoverla, no? Una riflessione. Portare anche qualche lavoratore delle terre trasmissione. Altro che, facciamo così, guarda, tu vieni proprio fisicamente qui, così ci dà il piacere di averti qui, partecipi a tutta la trasmissione e telefonicamente coinvolgeremo appunto qualche attore proprio che ci può dare quelle che sono le reali condizioni che facciamo in questo modo. Ciro, io ti ringrazio, voglio ricordare che l'articolo di cui ti riferivi prima sta sul desk, no? Quindi lo possono trovare tranquillamente su internet. Benissimo. Ciro, grazie. Alla prossima. Buona giornata, ciao, Ciro. Grazie. Ciao. Sandro, facciamo così allora. Nel frattempo cerchiamo, proprio anche se non dovessimo diciamo contattare Pasquale Mautone, che mi agevolerebbe nel finale, noi andremo in sigla fra qualche minuto. Quindi nel frattempo voglio liberare Sandro che va via ai suoi impegni, giustamente deve un attimino, ecco, istituzionalmente, come dire, mettere un attimo di ordine in quello che è avvenuto, insomma. No, io non ho il potere di mettere ordine, come dire, devo lavorare nell'interesse delle regole, no? Che quindi il Consiglio produca gli atti, si riunisca, metta anche in discussione questa mozione di sfiducia che le opposizioni hanno ritenuto di presentare e poi, avendo eventualmente i numeri, approvi e discuta il bilancio consolidato, che è necessario all'ente, necessario per fare le assunzioni. Sarà un incontro caldo, possiamo anticipare. Sarà un incontro che non so se riesca, perché c'era un'idea, un tentativo di rinviare questo incontro, ma non è stato possibile in termini regolamentari, perché la istanza per rinviarlo mi è pervenuta tardi. Dico questo perché comunque, quali che siano le scelte, quali che siano, voglio dire, i comportamenti, quali che siano gli scontri, la democrazia deve andare avanti e bisogna, come dire, proseguire. E su questo, insomma, ci mettiamo la faccia. Benissimo, ti auguro buon lavoro. Salutiamo Sandro Fucito, presidente del Consiglio Comunale di Napoli. A martedì prossimo, Sandro. Ciao, saluti a tutti. Se non abbiamo possibilità, allora andiamo in sigla, diciamo, e quindi diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori a martedì prossimo, sempre alle 12:15. Da Antonio Romano è tutto, ciao. Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Un focus sulla nostra città, a cura di Sandro Fucito e Pasquale Mautone, con Antonio Romano.